Buongiorno a tutti, pace e bene. Questa mattina tutti noi come famiglia ci raccogliamo in questo momento di preghiera per dare l'ultimo saluto a una nostra cara persona che nei giorni scorsi ovviamente si è addormentata alla casa del padre. Allora oggi tutta la famiglia ricorda Adriana e la ricorda come una persona che ora prega per noi su nel cielo. Iniziamo allora questa veglia, suo ricordo, in suo onore, iniziamo con il canto Eccomi. 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 Signore, io vengo. Eccomi. Eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel Signore ho sperato e su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Eccomi. Eccomi, Signore, io vengo. Eccomi. Eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione. Benedetto nei secoli il Signore. Iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera nel quale vogliamo ringraziare il Signore per la nostra sorella Adriana, per tutto quello che ha vissuto, che ha insegnato ai suoi figli e per tutto quello che anche ha insegnato a me. In questa veglia di preghiera vogliamo anche pregare per Irene, Laura, Ginevra, perché possano sempre ricordare con grande fede la nonna e possano sempre pregare il Signore per lei. Iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe. Preghiamo. O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e la risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con la tua serva Adriana. A lei, che ha creduto nel mistero della nostra risurrezione, dona la gioia della beatitudine futura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabucca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Alleluia, alleluia, alleluia. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, là siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lode a te, o Cristo. Questa riflessione, a differenza degli altri giorni dove la faccio soltanto io, questa sera anche mia nonna e mia mamma mi hanno chiesto se potevano dire due parole, ecco, verso Adriana e verso tutto quello che lei ha fatto. Allora, prima della mia riflessione sulla parola, lascio spazio a mia mamma e mia nonna per un loro pensiero che eventualmente vogliono dire. Cosa dire? Mia zia per me è sempre stata
una persona brava, dolce. Purtroppo non ci siamo potuti frequentare tantissimo, perché essendo lei di Genova e io di Spezia, potevamo vederci solo, diciamo, nelle feste o qualche volta in certi momenti. Però ho sempre avuto nel mio cuore un bel ricordo del suo modo di fare, sia suo che di mio zio Attilio. Sono state persone brave, persone dolci, persone con le quali mi si sono sempre trovata bene e che hanno sempre chiesto di me, preoccupandosi della mia vita, della mia salute, come dovrebbero fare appunto le persone che tengono a qualcuno. E quindi l'unica consolazione che io ho come cristiana, come persona che crede e soprattutto come catechista, è che so che ora è andata tanto vicino insieme a suo marito, e quindi è una cosa positiva. In più è in cielo insieme al Signore e soprattutto non ha diciamo vissuto gli ultimi momenti in sofferenza, ma con pace e una certa tranquillità, e quindi questo mi consola, diciamo, nel sapere che non ha avuto periodi brutti nei quali perdeva la speranza, perché solo che l'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto una frase molto importante che ricorderò sempre, quando mi ha detto che la speranza è l'ultima a morire. L'ho sentita allegra, l'ho sentita sorridente, e questo è più il bel ricordo che io possa avere di mia zia. Viva Gesù, viva Maria e viva zia Adriana. Io non mi voglio molto allungare perché non riesco. Posso solo dire che per me è stata una brava cognata. Abbiamo passato dei momenti belli quando eravamo vicine, quando io abitavo a Pieve Ligure e lei abitava lì a Nervi, dove ha abitato sempre. È sempre stata più che una cognata, una vera amica. Abbiamo sempre parlato di tante cose, anche come ha detto Manuela, se eravamo lontani adesso, però ci sentivamo spesso e c'era amore tra noi, perché non è che vedersi tutti i momenti sia solo quello volersi bene, anche la lontananza delle volte ti fa riflettere e senti lo stesso il desiderio di sentire una persona, di vederla. Per me anche suo marito Attilio, per me sono state due persone meravigliose e ce l'avrò sempre nel cuore, e non voglio dire altro perché non riesco. Ciao Adriana, ti voglio tanto bene. Nella nostra vita umana credo che ci sono tante parole che escono spesso dalla nostra bocca, parole di affetto, parole di felicità, di amore, di tristezza, però possono uscire anche parole forti. E io credo che in questo momento, in tutta la nostra famiglia, ci sia soltanto una frase presente nella nostra mente. Ieri Adriana era con noi, oggi non c'è più. Questo distacco umano, che è la cosa più difficile per noi cristiani cattolici, ma soprattutto come uomini, da sopportare. Vedere una persona cara che conclude il percorso di vita e va alla casa del padre, non è facile all'inizio pensarla, questa cosa. Certo, è ovvio che il Signore ci insegna che la morte in realtà non esiste eterna. Certo, la morte c'è, ma corporale. La morte eterna, se noi davvero abbiamo vissuto sempre con Gesù, non ci sarà mai, perché come sappiamo l'anima è immortale. Però ovviamente questi sono momenti dove questi pensieri non è che vengono subito,
proprio perché c'è quella tristezza umana che all'inizio è normale, proprio di vedere staccata una persona da noi. Però la prima lettura che abbiamo ascoltato oggi, la lettera di San Paolo ai Romani, dice una frase importante: chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, quindi tutte cose umane che spesso magari potrebbero anche distaccarci. Però San Paolo ci dice una cosa: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati, ovvero che in tutta la nostra vita, in ogni momento della nostra vita, sia che ci sentiamo tristi, sia che ci sentiamo delusi, sia che ci sentiamo felici, eccetera, eccetera, in qualunque momento della nostra vita, Dio Onnipotente e Maria Santissima sono con noi e ci fanno capire ancora quanto loro ci amano. Quante volte noi, perché siamo umani e pecchiamo, ci allontaniamo spesso dagli insegnamenti di Gesù e della Madonna, eppure loro non fanno altro che cercarci per poterci di nuovo riabbracciare e far tornare sulla retta via. Ecco, potremmo dire che come i genitori, perché Gesù e la Madonna sono i nostri genitori celesti, ed è un po' come un genitore. Quando un genitore si accorge che un figlio o una figlia magari sbaglia strada, sta prendendo una strada sbagliata, che cosa fanno i genitori? La cercano subito la loro figlia per dire: no, guarda, tu non stai facendo bene, noi vogliamo aiutarti a tornare sulla strada giusta. Ecco, lo stesso fanno proprio Gesù e la Madonna. Quando vedono che noi ci stacchiamo dai loro insegnamenti anche a causa della nostra debolezza umana, loro ci prendono perché vogliono stare sempre accanto a noi. Ecco, potremmo dire che Adriana oggi è stata letteralmente abbracciata dalla Madonna e da Gesù. E questo dobbiamo davvero crederci, perché l'ha detto anche Gesù nel Vangelo di oggi: questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Noi non saremo mai dimenticati da Dio, cari fratelli e sorelle, primo perché da Dio noi siamo stati generati, e secondo perché se veramente noi crediamo in Lui, Egli ci salverà e sarà sempre con noi. Questa è la nostra fede. Una fede basata non sul dire Adriana è andata alla casa del Padre, ma la nostra fede deve dire: presto, alla fine dei tempi, ella risorgerà, perché questo è ciò che ci ha insegnato Gesù. E allora, in questa giornata, facciamo sì che il nostro cuore pensi alla nostra sorella Adriana non come un ricordo, non come qualcosa che si è concluso, perché spesso sembra come se la morte segna la fine di tutto, invece no, la morte è una nuova partenza, una partenza per una vita eterna. E allora noi oggi dobbiamo immaginarci come se in questo momento Adriana e Attilio si stringessero la mano e ci dicessero: noi pregheremo per voi. Voi andate avanti nella vostra vita, che noi da lassù pregheremo per voi. Io me la immagino così: lei per mano ad Attilio, che insieme vivono nella Gerusalemme celeste. Poi sappiamo anche quanto la zia Adriana era devota alla Madonna della Guardia. Quante volte anche con Attilio sono andati su al santuario e veramente avevano quella fede grande. Ecco, questo è un altro grande insegnamento: la vera fede è ciò che ci tiene sempre uniti, non solo in Cristo Gesù, ma anche familiarmente parlando. Se può sembrare una distanza ora che lei è andata su e noi siamo ancora qui sulla terra, eppure non è così. Perché se qualcuno ci dicesse: dov'è in questo momento Adriana? Beh, io credo che la risposta più corretta sia dire così: non solo Adriana è lassù in cielo, ma è qui. Dove è qui? Nella mente e nel cuore di ognuno di noi. Perché i ricordi durano in eterno se veramente le persone sono state veramente importanti per noi. Sono ricordi incancellabili, come incancellabile per noi è il dono di Cristo sulla croce.
E allora, cari fratelli e sorelle, ringraziamo veramente di cuore il Signore per averci donato questa brava e oserei dire santa donna che ha cercato sempre di vivere la sua vita sempre con fede, con amore. Ecco, veramente preghiamo il Signore perché possa davvero accompagnarla in questo suo viaggio nella vita eterna. E nello stesso tempo preghiamo la Madonna perché possa confortare in questo momento Alessandro e la Daniela, ma ancora di più il Signore illumini le menti e il cammino di vita di Irene, Laura e Ginevra, perché possano nella loro vita pregare sempre il Signore affinché possano rivedere la nonna un giorno. E infine ringraziamo il Signore perché ci sta sempre vicino e mai ci abbandonerà. Padre, grazie per averci donato la nostra sorella Adriana. Se puoi e se questa è la tua volontà, conducila in cielo e fai sì che possa sempre vivere accanto a te e al suo adorato marito. Viva Gesù, viva la Chiesa, viva Maria. Tutti insieme ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Insieme. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato, glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In suffragio della nostra sorella supplichiamo il Signore Gesù, che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la nostra... ascoltaci, o Signore. Per la nostra sorella Adriana, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, la accolga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra sorella Adriana, il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari, i parenti e gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, che proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede, dell'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti e tutti coloro che sono a sentire in questo momento questa nostra veglia in suffragio della nostra sorella Adriana. Celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
anche durante la mia vita ho avuto molte volte l'occasione di incontrare mia zia in molti momenti importanti. E forse il momento che io mi ricordo di più è stato quando mia nonna con mio nonno hanno fatto il loro 50° di matrimonio, che erano presenti sia Attilio che Adriana, ed è stata davvero una giornata fantastica. Beh, la zia è stata importante per me, mi ha insegnato tante cose e nel mio cuore sempre resterà, perché è una persona di cuore. Grazie zia, grazie per tutto quello che hai fatto per me, grazie per essermi stata vicina, ma io ti ringrazio ancora di più per aver aiutato mia mamma nei momenti difficili che ha avuto. Grazie zia, noi ti ricorderemo sempre. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche, come ho detto, per Alessandro e per la Daniela, perché il Signore li conforti in questo momento. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Diciamo tutti insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nostra Signora della Guardia, prega per noi. Per lei. San Siro, prega per lei. Preghiamo. Ti preghiamo umilmente, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'anima della tua serva Adriana, che hai chiamata a te da questo mondo, per condurla al luogo di beatitudine, di luce e di pace, possa attraversare senza timore le porte della morte e trovi riposo nelle dimore dei beati e nella luce santa, che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. La sua anima non subisca patimenti, ma quando giungerà il grande giorno della risurrezione e del giudizio, degnati, Signore, di risuscitare la tua serva, insieme ai santi e agli eletti. Rimetti a lei ogni peccato e donale di conseguire con te la vita immortale e il regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'anima della nostra sorella e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato questa veglia di preghiera, soprattutto ovviamente i nostri familiari di Genova. Ricordo per gli iscritti al canale, questa sera alle 18 ci saranno le letture dei Santi Cornelio e Cipriano e domani alle 11 le letture solenni delle Stimmate di San Francesco. Concludiamo questo momento di preghiera, lo concludiamo con il canto Io credo risorgerò e un augurio di una buona giornata a tutti voi. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci, ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà. Salvatore.
quest'anima che tu mi hai dato, accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata, è preziosa ai tuoi occhi, io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Prima ho detto che la nostra zia era molto devota alla Madonna della Guardia, e allora, visto che oggi noi la ricordiamo in maniera particolare, dedichiamogli anche questo canto proprio della Madonna della Guardia, sapendo anche quanto gli era devota. Vergine benedetta, Vergine tutta santa, il popolo ti canta, inginocchiato qui, dall'alto sulla vetta, ove apparisti un dì, Madonna della Guardia, Madre che tutto puoi, prega, prega, prega il divin tuo figlio che abbia pietà, pietà di noi pietà. Buona giornata a tutti voi.